tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Continuiamo con le pillole del giovedì, in cui andiamo a dare dei piccoli suggerimenti di informatica, tecnologia, matematica, fisica. Vedremo nelle prossime puntate altre cose molto molto interessanti. Oggi andiamo a vedere come firmare tutti i nostri documenti. Infatti, soprattutto in questo periodo di smart working, spesso ci vengono delle richieste in cui noi dobbiamo andare a mettere la nostra firma. E beh, cosa facciamo? Stampiamo, poi firmiamo, scansioniamo e reinviamo? Per carità, assolutamente no. Oggi andiamo a vedere diversi metodi per andare ad utilizzare la tua firma. Andiamo a vedere come firmare documenti Word, documenti PDF ed inoltre andremo a vedere non solo se firmarlo dal tuo computer, ma anche come firmare dal tuo cellulare, anche come andare a firmare nel caso in cui tu non hai a disposizione nulla e soltanto un computer connesso ad internet, quindi anche la firma online. Quindi seguimi fino alla fine perché andremo a vedere davvero tantissime tecniche. Inoltre lo andremo a vedere multipiattaforma, quindi non andremo a parlare di cose particolari che magari su macOS riusciamo a fare meglio, ma lo potrai fare con qualsiasi piattaforma, con qualsiasi cellulare tu hai a disposizione. Prima di cominciare però io come al solito ti devo ricordare di iscriverti al mio canale, perché davvero per te è soltanto un click, invece per me è un grandissimo, enorme favore. Se vuoi clicca anche sulla campanellina, così ogni volta che io andrò a mettere un nuovo video a te verrà detto. Questi inoltre sono tutti gli altri miei social, nel caso in cui mi vuoi andare a vedere da altri punti di vista, ad esempio sul canale Telegram andrò ad inserire 2-3 offerte a settimana che per me sono imperdibili. Ma cominciamo immediatamente. Prima di iniziare con i metodi che vi ho descritto, ti chiedo di lasciarmi qui in descrizione se già conoscevi tutti questi metodi che oggi andiamo a vedere, oppure se magari ne conosci qualcuno nuovo tu e me lo vuoi segnalare qui in modo che non solo io ma anche tutti gli altri utenti che andranno a leggere potranno usufruirne. Quindi ti prego lasciami qui nei commenti. Cominciamo subito con il primo metodo che è quello a mano, e cioè prendiamo pennarello e foglio di carta, andiamo a fare una volta per tutte la nostra firma che poi andremo ad utilizzare per tutti gli altri metodi. Quindi facciamoci una firma bene su un foglio di carta con un pennarello alla la punta, io la consiglio un po' spessa, così che magari anche i programmi di riconoscimento che andremo a vedere fra un attimo avranno più facilità, e andiamo a fare la nostra firma. Ecco, ad esempio, mettiamo che io mi chiami Mario Rossi, vado a fare la mia firma e che poi andrò ad utilizzare sempre. Adesso cosa devo fare? Devo prendere il mio cellulare, fargli una foto e trasferirla sul mio computer. Se hai dei sistemi Mac con AirDrop è tutto molto semplice, altrimenti te la puoi inviare per posta elettronica, te la puoi inviare per WhatsApp utilizzando WhatsApp Web poi anche sul tuo computer, quindi diciamo per trasferire una foto non abbiamo tutte queste difficoltà. Adesso io lo faccio per voi e poi continuiamo a computer. Ho salvato la mia foto, la vado ad aprire sul computer, la vado un attimo a modificare, nel senso che la vado a ruotare, poi magari tramite alcuni strumenti la posso andare a selezionare in modo da averla un pochino più piccola, e cioè la vado a selezionare. Ho la parte di ritaglia in modo che vado a prendere soltanto questa parte. Tu lo puoi fare con qualsiasi programma, sia che hai Windows, Mac o qualsiasi altra cosa. Ora la vado a salvare, la vado ad esportare e la esporto in JPEG in modo da avere una maggiore flessibilità, e la vado a salvare. Andando ad inserire questa immagine che abbiamo salvato adesso, i risultati non saranno così buoni come ci aspettiamo. Apro Word, apro una dichiarazione sostitutiva, un classico, insomma, poi ormai noi siamo diventati esperti di autodichiarazione. Faccio inserisci, immagine da file, vado a scegliermi la mia foto che è questa qui, e vediamo come, vabbè, al di là del fatto che adesso devo trascinarla qui sotto e devo andarla a rimpicciolire, fare in modo che la foto mi vada precisamente qui, però
Al di là di questo, direi che il risultato non è così esaltante, dal momento che vediamo come, anche se io ho utilizzato un foglio bianco, la foto mi viene fatta in quel modo. Quindi adesso andiamo a rimuovere lo sfondo. Se qualcuno di voi è esperto di Photoshop, GIMP, altri programmi del genere, di certo non avrà problemi a poter andare a rimuovere lo sfondo. Ma per utenti normali come me, ad esempio, possiamo utilizzare un programma online gratuito che ci rimuove lo sfondo in modo da avere la firma davvero molto molto leggibile. Andiamo sul sito remove.bg, remove background, e in questo sito possiamo andare a fare l'upload della nostra foto e lo andiamo a fare immediatamente e poi possiamo andare a rimuovere lo sfondo. La nostra foto stava qui, la vado a fare l'upload e adesso sta rimuovendo lo sfondo e poi posso andarlo a salvare. Vedete come mi ha tolto tutto lo sfondo e salva la foto in .png, quindi un formato in cui non ho lo sfondo. La vado a chiamare questa volta firma e questa sarà la firma che poi andrò ad utilizzare. Vediamo l'effetto che fa, vediamo intanto dove l'ha salvata qui. Adesso riapro Word e vado a vedere andando ad inserire la firma che invece adesso ho nuova. Vado sempre su Inserisci, immagine da file. Questa volta si chiama firma perché è quella precisa che volevo. Eccola qui. Vedete come adesso vado a ridurre. Posso adesso dirgli di metterlo ravvicinato al testo ed eccola qui la mia firma. Vedete come è elegante, non ha nessun problema e davvero adesso posso salvarla in PDF, andarla ad inviare e così via. Quindi questo è il primo metodo. Ma se ci arriva già un documento in PDF, ecco, quindi andiamo a vedere il secondo metodo, come poter andare a firmare un documento PDF direttamente andando ad utilizzare la mia firma oppure con qualche altro metodo. Per andare a firmare i nostri documenti PDF, il programma più semplice da utilizzare, almeno dal mio punto di vista, è Acrobat Reader. E quindi andiamo su internet, andiamo su Adobe Acrobat Reader, un programma sicurissimo. Lo vado a scaricare, faccio l'installazione e poi andiamo a vedere come andare ad inserire la firma. Apro il mio solito modulo di autocertificazione e qui vedete che c'è la richiesta la firma. Vediamo che qui in alto ho il simbolo della firma. Se ci clicco posso aggiungere una firma oppure aggiungere le iniziali. Oppure puoi anche utilizzare lo spazio iniziale per un'altra firma. Io, ad esempio, ho inserito la mia firma e la firma di mia moglie. Così firmo i documenti a sua insaputa. Allora, vado a mettere aggiungi firma, mi viene questo box, qui posso andare, vedete che posso o digitare la mia firma, o disegnarla, o fare l'upload di un'immagine. E andremo a fare l'upload proprio della firma che abbiamo fatto. Ma qui già posso scrivere Mario Rossi e vedete come lui tenta di imitare una firma andandola a scrivere in corsivo. Posso andare a modificare lo stile, se magari non è quello che preferisco, andarlo a scrivere più stretto, oppure ancora più così in italico e così via. Oppure posso andare, come ti dicevo, a disegnarla. Ecco, con il mouse adesso non viene benissimo, se è una tavoletta grafica molto meglio, ma già con il mouse puoi avere un effetto abbastanza buono. Ma la cosa che io ti consiglio è andare a fare l'upload dell'immagine. E quindi noi abbiamo la nostra firma, vado a mettere firma e vedete come mi appare la firma che io ho prima tolto il background e così via. Se gli dico di firmare, il mouse vedete che mi dice dove posso andare a riempire lo spazio ed eccolo qui, ecco la mia firma inserita. E una volta che hai firmato, puoi andarlo ad inviare, a spedire e così via. Ma se invece non ho il mio computer a disposizione, se invece sono magari così a scuola, al mio ufficio, non ho il mio computer, non ho la mia firma, come posso fare? Bene, allora andiamo a vedere un programma online che ci permette anche qui di andare a firmare i nostri documenti.
Il programma che io ti consiglio, ne esistono davvero tanti, alcuni a pagamento che ti permettono addirittura di far firmare anche i dipendenti e così via, ma questo che è gratuito si chiama DigiSigner, DigiSigner, lo vado a cliccare, vediamo che qui posso fare o la registrazione oppure posso provare senza registrazione. La prima cosa che mi chiede è andare a fare l'upload di un documento che poi dovrà essere firmato. Io vado a mettere la mia autodichiarazione generica, lo sta facendo l'upload, adesso me lo fa vedere e qui poi in basso vediamo che io devo andare a firmare. Beh, vedete come muovendo il mouse io ho signature, che vuol dire firma, vabbè, e vado a cliccare e vedete come mi ho le stesse tre cose di Acrobat, e cioè posso andare a scrivere il mio nome, ad esempio qui Mario Rossi. Posso andare a scegliere, vedete, la tipologia di firma che voglio, posso andare a scegliere anche il colore, posso andarla a disegnare come abbiamo visto prima, posso fare l'upload della firma che una volta che ce l'hai è sempre quella e gli dico di fare la mia firma. Ecco, vedete, io l'ho scritto in blu, una volta che ho detto perfetto, il documento è firmato, posso andare, clicco su Done e lui mi andrà a scaricare il mio documento firmato. Lo salvo sempre su desktop, lo vado ad aprire e vedete come ottengo una firma molto elegante in blu, dai, diciamo non gli manca proprio niente. Quindi se non hai a disposizione il tuo computer e ti trovi a firmare un documento, questo è un metodo davvero molto molto interessante. Ma se invece sono in mobilità, se invece voglio utilizzare il mio cellulare per firmare, bene, niente paura, andiamo a vedere come fare. Vado a prendere il mio cellulare, anche qui l'applicazione che io ti consiglio è Acrobat Reader, non so cosa ho scritto, Acrobat Reader, io l'ho già installata, quindi la vado ad aprire per te, è un'applicazione sempre gratuita. Puoi andare a caricare i documenti che tu vuoi andare a firmare. Vedete, io ho caricato come prima un documento, il solito dichiarazione sostitutiva di certificazione, e qui vedete in basso a destra ho il pennino in cui posso andare a fare un commento oppure a compilare e firmare. Se vado su firma, vedete che come prima ho crea firma oppure crea iniziali. Se vado su crea firma, questa volta posso andare a simulare la penna con il mio dito, quindi molto più semplice per andare a firmare. Vedete qui la firma viene abbastanza meglio, adesso io la faccio molto velocemente. Mario Rossi, vedete, gli dico di fine e lui mi dice clicca dove voglio andare a firmare, voglio firmare qui, e vedete come mi ha messo la firma Mario Rossi. Non solo, come ti dicevo prima, posso anche creare delle iniziali oppure andare a firmare un'altra volta. Se creo delle iniziali, magari andando a disegnarle, metto Mario Rossi, gli dico fine e vedete che posso andare ad inserire magari le mie iniziali. Ecco, qui in basso posso andare a inserire, vedete, quando clicco mi fa anche lo zoom, quindi anche questo metodo molto veloce, economico, perché davvero non costa nulla, perché è tutto gratuito. A questo punto, se tu clicchi qui, puoi andarlo ad esportare, a mettere una mail, ottenere il link, condividere una copia, insomma, vedete come qui adesso puoi andare ad esportarlo su WhatsApp, eccetera, darlo ad allegare anche alla mail, a rispondere ai tuoi colleghi che magari ti hanno chiesto di andare a firmare un documento. Quindi abbiamo visto questi ben quattro metodi nel caso in cui tu hai Word, nel caso in cui vuoi firmare un documento PDF, nel caso in cui invece vuoi firmarlo direttamente online perché non hai a disposizione il tuo computer. Abbiamo visto come andare a firmare addirittura in mobilità, quindi su cellulare, quindi adesso non hai più problemi per andare a firmare i tuoi documenti. Lasciami qui nei commenti se già conoscevi tutti e quattro questi metodi oppure quali di questi andrai ad utilizzare. Se ce ne sono di nuovi, ti prego, segnalameli, perché ne può usufruire anche tutti gli altri che guarderanno il video, quindi potrai essere utile anche tu. Ecco, allora adesso per te firmare un documento non ha più nessun segreto. Puoi andare a firmare documenti Word, documenti PDF, dal cellulare, dal computer, dall'ufficio, dovunque tu ti trovi. Non avrai più nessun problema.
Se ti è piaciuto questo video, ti prego iscriviti al mio canale e clicca sulla campanellina, così rimarremo sempre connessi. Inoltre, questi sono tutti gli altri miei social nel caso in cui mi vuoi raggiungere da altri punti di vista. Ora a me non rimane che augurarti un fantastico lavoro, un bellissimo studio e salutarti con il mio. Ciao ciao. Sopra il palco, l'agosto, il vino, il malto e la paura di fallire. Passavamo le serate a parlare di malanni, congetture.